Dopo la bellissima esperienza dello scorso anno, siamo molto contenti di riospitare questa edizione, che poi è la 60ª del Giro Ciclistico del Friuli. E già l'anno scorso avevo manifestato l'entusiasmo e mi ero riproposto come rappresentante della mia comunità per poter ospitare l'arrivo di questa tappa importante. E con l'organizzazione, che devo ringraziare per la disponibilità, ci siamo trovati subito d'accordo. E una perla in più è la partenza da Ampezzo, quindi un giro che si prospetta interessante, perché parte da Ampezzo, fa tutta la Carnia e arriva a Sauris. L'anno scorso abbiamo avuto un'edizione con un tempo bellissimo, che è stato un ingrediente per una ottimale riuscita. Ci teniamo molto, lo ribadisco, come già fatto l'anno scorso, ad ospitare questi eventi, perché sono eventi che vanno a dare linfa, no, allo sport giovanile. Le categorie giovanili sono quelle che vanno sostenute, per cui personalmente ci tengo tantissimo, anche perché ho un passato da presidente dello Sci Club, e quindi abbiamo anche noi dato linfa e agevolato lo sport, la diffusione dello sport invernale, quindi lo sci. È un po' il mio tema, ecco. La nostra località poi si presta benissimo per questo tipo di attività sportive. Sappiamo benissimo che l'arrivo è in un corollario con un anfiteatro naturale interessante, e per cui spero che ci sia partecipazione anche di pubblico, perché l'anno scorso, ripeto, è stato molto molto emozionante, e anche a livello organizzativo lo staff ha fatto un lavoro eccezionale. Non solo al Giro d'Italia si fanno grandi cose, ma anche manifestazioni importanti, perché, ripeto, sono giovanili.